back in ETV. Ciao a tutti, benvenuti a Balconi TV Roma. Io sono Mika e oggi ci è passato a trovare Giulia Anania. Ciao Giulia, benvenuta. Benvenute a voi, grazie. Che cosa ci suoni? Vi farò Roma Bombay, che è il mio nuovo singolo, che anticipa l'album che esce a marzo. E quindi splendida location, splendido singolo. E allora, splendida performance, aspettiamo. Grazie. Abbracciati alle macchine, il traffico, la casilina, nella busta della spesa, avocado ed eroina, nelle foto degli zombie dentro i sabati sera, nei quartieri e nelle classi, in scuole di frontiera. Roma, Bombay, brevi sordi ando stai, rose, riso, basmati, videopoker e pensionati, artisti disoccupati. Se vuoi ci sposeremo un giorno, così tu avrai permesso di soggiorno, io il paradiso al settimo piano, e il tuo modo di parlarmi strano. La moschea, la sinagoga, la discarica che sputa nel fiume la coca, la nostra prima volta, vescovi ci guardano, il tuo sguardo mi affreschi nel palazzo, orgasmi violenti, cantanti impegnati, impegnati nei locali, oh, divinità delle antenne, insegnami a toccare il cielo, a resistere alle eterne sconfitte, come le scritte nei cessi dei bar. Roma, Bombay, con i nasi impegnati, con i cuori sbagliati e bruciati, cassonetti mai sinceri. Se vuoi ci sposeremo un giorno, così tu avrai permesso di soggiorno, io il paradiso al settimo piano, e il tuo modo di parlarmi strano. Il giorno libero settimanale, alla stazione si mangia orientale. A Roma sui santi ci si cammina, a Roma sui santi ci si cammina, a Roma sui santi ci si cammina, a Roma sui santi ci si cammina. Se poi ci sposeremo un giorno, così tu avrai permesso di soggiorno, io il paradiso al settimo piano, e il tuo modo di parlarmi strano. E Pasolini che nelle canzoni mi piace citare e recitare, mi sa che in faccia mi vuole sputare. Mi inviterai al tuo matrimonio a Torpignattara? Certo, magari proprio anche come prete un po' particolare, potresti essere te. Sarai in fissa, veramente. Guarda, grande, mi è piaciuta la tua performance. Vogliamo chiacchierare di questo tuo secondo album, che tra l'altro lo presenterai a breve, questa è proprio l'anteprima del singolo. Sì, lo presenterò il 4 marzo al Monk, poi partirà, diciamo, un tour. L'album si chiama appunto Roma Bombay, è una città che non è né Roma né Bombay, non è anche Roma Bangkok, ma una città immaginaria in cui, diciamo, si sta creando qualcosa di nuovo che potremmo accettare come un qualcosa di meraviglioso, come un qualcosa che ci preoccupa. Racconta molto, diciamo, di una nuova città, appunto, dove è multietnica, ma dove anche questo contrasto è anche nell'amore, nella difficoltà dei rapporti a due, quindi c'è un po' un panorama generale di questi anni. Mi sono sentita identificata con Roma Est. Roma Est è uno stato della mente
da esportare nel mondo. Sono fiera che tu ne abbia fatto un album proprio dedicato a questo. Senti, ma vuoi salutare i tuoi musicisti? Perché so che, cioè, ti esibisci sempre con la tua band. Sì, ho una fortunata band, Felice Zaccheo, Stefania Nanni, Gianmaria Camponeschi e Filippo Schirinà sono la mia band. E poi mi accompagno sempre con, anche con un grande attore che è Michele Botrugno, perché diciamo l'aspetto letterario della mia musica è sempre molto presente. E poi sempre tanti ospiti, sia nel disco che anche nei live, ci saranno delle belle sorpresone. Perfetto, e il disco uscirà in che formato? E CD anche, così per rimanere un po' vintage dentro, no, è anche poi digitale, quindi su iTunes, Spotify, Roma Bombay già lo potete trovare sia su YouTube con un bellissimo videoclip e anche su tutte le piattaforme digitali. Perfetto, allora io ti ringrazio davvero di essere stata la nostra ospite. Onorata, grazie davvero a voi. Ti auguro il meglio per questo tuo tour che sta per iniziare e ci vediamo il 4 marzo al Monk. Bene, e poi per il mio matrimonio pure. Perfetto, vestita da prete, sexy. Giulia Anania per Balconi TV Roma, io sono Mika, questo è sempre il terrazzo dello Yellow Bar e ringraziamo anche Contessa Rocker che ci ha pettinato. Grazie, ciao. Balconi TV.